posso fare altro. Fuori dal mio bagno. Guardate come avete ridotto il pavimento. Fuori! Uscite subito e vergognate! Ma che è successo? Perché è caduta da noi? Va bene, okay, abbiamo capito. Vattene, mocciosa! Marsh, 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 marsh! Fuori, fuori! Mi state sporcando tutto, che disastro! Che tesoro quel ragazzo! Volantino, caldo, caldo! Volantino, caldo, caldo! Prendetelo, è gratis! Forza, forza, forza! Ah, e state attenti! Ah, ma perché non guardate dove mettete i piedi? Come va? Tutto bene? Oh, mi prendi pure in giro, non aspetta, vedo niente! Aspetta, ti aiuto! No, lasciami stare, ce la faccio da sola. Hai bevuto molto limone? Smettila di bere limonate perché sei troppo acida ultimamente. Ma che devo fare questi volantini schifosi se non li legge nessuno? Qualcuno li legge? Nessuno. Li prendono e li buttano per terra. E c'è pure scritto non buttateli per terra. No, è occupato, non ci sono per nessuno, sto lavorando. Oh, che ci fai? Sorpresa! Tu di quello che vuoi, ma c'è qualcosa che non mi convince, perché... Oh, basta, smettila. Olivia è nostra cugina. E poi è un passo dall'altare, sta con Bernardo. Mi sembra che lo ami molto. È un bravo ragazzo, credo. E credo sia l'uomo giusto per lei. Tu mi vedresti a far saltare un matrimonio? Ti ci vedo, sì, ti ci vedo. Ti ci vedo benissimo. Ma chiudi quella bocca che ti gonfia. Cosa succede? Guarda. Ah, mi cercavi? Sì, dov'è? Senti, Flor? Florencia... Sai dov'è? Florencia... Oh, scusami, devo aiutare un collega. Vi do una mano. Quanto pesa. Ecco, sì, mettiamolo qua. Se vuoi mettilo laggiù in fondo. Sì, dove ti pare, sì. Voglio sapere dov'è Florencia. Ecco, sì. Ah, Marta, 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 ma come va? Marta, come stai? Ma che bel rossetto. Senti, ascoltami un attimo. Ti ho chiesto dov'è Florencia. Ho tutti i suoi ragazzi a casa che stanno disperatamente chiedendo di lei. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo. Basta, basta, Lorenzo, basta, Loren. Basta, basta, basta. Voglio parlare con una signorina perché sono molto preoccupato. Fate silenzio un secondo, Lorenzo, basta. Benissimo. Ti sto guardando, dico a te, voglio parlare con te. Perché te ne sei andata? Mi vuoi dire perché te ne sei andata? Perché mi fai preoccupare? In più mi lasci senza i milioni, quei milioni che per me... Quei milioni che per me sono... Se io avessi quei milioni, sarei milionario. Milioni, milionario. E se sono il milionario che sono, sono un uomo potente. Divento potente e poi posso schiacciare tutti gli scarafaggi che incrocio. Qualsiasi scarafaggio come te. Tu sei uno scarafaggio. Sì? Perché ti importano ancora i milioni? Sì, sì, i milioni mi importano. Ma la cosa più importante sei tu. Io di tutto. Sai che cosa sogno? Di poterti portare un giorno in un posto dove saremo tu ed io da soli. E ti dirò di più. Non potrai nasconderti per molto tempo perché io ti troverò ovunque tu sia. Il mio cuore mi porterà nel posto dove ti sei nascosta perché io, il grande Lorenzo... Ti troverò anche nell'ultimo nascondiglio di questo mondo. E non solo, voglio dirti un'altra cosa. Non voglio perderti. Non voglio perdere più niente. Quante volte te lo devo ripetere che sono venuta qui perché avevo bisogno di vederti? Come hai scoperto dov'ero? Non è importante adesso come ho fatto, non è che mi sono messa a seguirti. Chi ti ha detto che... dov'ero? No, nessuno, non importa chi me l'ha detto. Sì, Flor, per favore, sono venuta qui, se necessario, a supplicarti di ritornare a casa. Non torno, tantomeno se me lo chiedi. Florencia, tu sei mia sorella, non ti voglio Ma perdere di nuovo. Ma non capisci quando parlo, voglio vivere la mia vita in pace. Flor... Sei così crudele con me. Non smettila di fare l'ipocrita. Lo sanno tutti quanto sei cattiva, no? Flo? Florencia? Tesoro? Tesoro mio?